Benvenuto a La riscoperta dell'Egitto. Nel XIX secolo, l'aumento del turismo e degli scavi, nonché lo stillicidio di reperti sottratti da altri paesi, minacciarono seriamente l'eredità archeologica dell'antico Egitto. Gli egiziani stessi contribuirono alle distruzioni, saccheggiando i siti in cerca di manufatti da vendere, rimuovendo blocchi di pietra dagli antichi monumenti e sottraendo sebak, gli antichi mattoni di fango, per il proprio uso personale. Un grande passo verso la conservazione del patrimonio egizio fu compiuto nel 1858, quando il viceré britannico in Egitto istituì il Servizio delle Antichità. Sostenuto da un team di studiosi stranieri, Auguste Mariette dirigeva il Servizio delle Antichità in modo ferreo. La sua attività si estendeva dall'Egitto alla Nubia, con interventi in quasi tutti i siti più importanti. Consapevole della necessità di tenere i reperti di sotterrati in Egitto, nel 1858 Mariette richiese che fosse istituito un museo a tale scopo. Il museo fu l'antenato dell'attuale Museo Egizio. Gaston Maspero, il successore di Mariette, ampliò e riorganizzò il Servizio delle Antichità, ispirando la formulazione di leggi che regolassero l'esportazione di reperti. Gli studiosi francesi diressero il servizio fino al 1950, quando passò agli egiziani. A metà del XIX secolo, l'egittologia era già diventata una disciplina riconosciuta da istituzioni private e società di studiosi. L'architetto, archeologo ed ex ricercatore francese Jean-Claude Golvin si occupa attualmente della ricostruzione artistica di città e monumenti antichi. Allo stato attuale ha elaborato più di 800 disegni, che comprendono anche 3 volumi dedicati alla ricostruzione dell'antico Egitto. I suoi lavori sono estremamente dettagliati e si possono trovare nei libri e nei musei di tutto il mondo. Per il team è stato un onore collaborare con Golvin nel ricreare l'Egitto per il nostro gioco. Nei 19 acquerelli che ha creato per il gioco, Jean-Claude Golvin si è avvalso di una base di dati scientifici per interpretare e ricostruire vari luoghi e monumenti dell'antico Egitto. Il team si è servito sia degli schizzi originari che di immagini al computer, come riferimento per creare il mondo di Assassin's Creed Origins.
Sebbene la cultura religiosa e i monumenti funerari dell'antico Egitto continuino ad essere oggetto di ricerca, l'egittologia moderna si muove in un'altra direzione. Più che ostinarsi a recuperare singoli manufatti, gli egittologi di oggi si concentrano sull'ampliamento della conoscenza complessiva. In passato gli scavi avvenivano sul campo, ma benché sia ancora in una certa misura così, il lavoro degli egittologi oggi si sviluppa negli archivi e nelle biblioteche. L'egittologia moderna si basa su un approccio interdisciplinare, in cui è fondamentale il contributo di studiosi delle discipline scientifiche più disparate e su tecniche nuove e non invasive. GPS, immagini da satellite e georadar consentono agli archeologi di avere un'idea di ciò che si trova sottoterra prima di intraprendere uno scavo. Benvenuto a Il Natron. Il natron è un sale incolore utilizzato dagli antichi egizi come conservante per il cibo, come detersivo e nella lavorazione del vetro. Veniva anche utilizzato per la mummificazione. Durante i rituali di imbalsamazione, i sacerdoti ricoprivano il corpo di natron per assorbirne completamente l'umidità. Una volta essiccato il corpo, potevano procedere con il bendaggio. Il natron veniva estratto a Wadi El Natron. I principali metodi di estrazione consistevano nel prelevare porzioni dal letto del lago quando era asciutto o setacciare le acque sature di minerale durante le inondazioni. Entrambe le tecniche sono tuttora in uso e ad esse si è ispirato il team di sviluppo nel ricreare le miniere sulle montagne a nord-ovest di Menfi. Benvenuto a La fauna nell'antico Egitto. Thank you.
Nei bassorilievi egiziani erano presenti animali domestici e selvaggi fin dalla prima dinastia. La varietà della fauna rappresentava una fonte di cibo e sostentamento, ma influenzò anche la cultura e la mitologia. Il terreno egiziano consentiva il proliferare di molti tipi di animali, tra cui pantere, rinoceronti, elefanti e differenti tipologie di antilopi. Il Nilo ospitava una gran varietà di pesci, oltre a ippopotami e coccodrilli. Nei segni geroglifici è riassunta l'estrema varietà degli uccelli che popolavano le rive, dai rapaci agli uccelli acquatici e agli uccelli canterini. I geroglifici e l'arte vennero influenzati dall'incontro dell'uomo con rettili e insetti, come cobra, scorpioni e scarabei. Sebbene tutti gli animali avessero un valore sacro, erano i leoni a rappresentare la potenza e l'appartenenza reale. I faraoni li ritenevano talmente preziosi da cacciarli fino alla loro estinzione in Egitto. Benvenuto a La flora nell'antico Egitto. Il clima e la conformazione del delta del Nilo garantivano la crescita di molte specie di piante. Molte si rivelavano essenziali alla sopravvivenza degli antichi egizi e per il commercio. La precisione delle stagioni del Nilo permise all'Egitto di sostenersi per secoli.
Probabilmente la pianta più utile era quella del papiro. I suoi giunchi crescevano in abbondanza lungo le rive del fiume Nilo. Comunemente conosciuta per essere utilizzata come carta, gli antichi egizi in realtà la sfruttavano anche per realizzare corde, sandali e tappeti. Barche a forma di papiro realizzate con la stessa pianta compaiono in dipinti e incisioni e venivano utilizzate in particolari riti. Lungo le rive del Nilo crescevano alberi come la palma da dattero, il carrubo e la tamerice. Il più antico albero da frutto che venne coltivato fu il fico, seguito dal melo, dal melograno e infine dagli ulivi durante il Nuovo Regno. La coltivazione del mango si deve all'importazione dall'Asia durante il Medioevo. Alcuni alberi venivano associati agli dèi, per esempio l'acacia con Horus. Le divinità Thoth e Seshat vennero rappresentate mentre incidevano il regno del re su un albero di Persea. Il sicomoro era legato alla dea Iside, dea della fertilità. Benvenuto a I geroglifici dell'antico Egitto. I geroglifici venivano usati per i testi sacri, per le iscrizioni sui monumenti e le statue e sui papiri sacri. I primi simboli che ricordano i geroglifici vennero rinvenuti su del vasellame in terracotta risalente al 4000 a.C. Questo sistema stilizzato di segni e disegni fu il solo tipo di scrittura utilizzato dalle origini alla fine della storia dei faraoni. Gli antichi egizi chiamavano i geroglifici la scrittura degli dèi. Ritenuta una lingua difficile, era destinata ai faraoni, ai nobili e ai sacerdoti e riservata all'uso cerimoniale, nelle tombe e negli archivi governativi. Poiché solo pochi egizi erano in grado di leggere i geroglifici, l'aura mitologica che circondava il linguaggio era presente nella loro stessa cultura. La struttura dei geroglifici ci consente di penetrare nella cultura egizia, non solo tramite la traduzione, ma anche la composizione dei simboli medesimi. Essi furono rinvenuti sulle pareti delle tombe, sui sarcofagi, sulle statue e sul vasellame e venivano meticolosamente riportati su innumerevoli papiri antichi. In molti templi i sacerdoti praticavano rituali e offerte. Questi riti erano a loro volta accompagnati da geroglifici usati come incantesimi. Nelle pitture tombali sono presenti i geroglifici insieme a formule da recitare. Queste parole erano incantesimi che avrebbero permesso al deceduto di godere delle offerte per l'eternità.
Incantesimi e offerte venivano usati anche per i vivi, per potenziare i medicamenti e curare malattie. Il più famoso dei documenti egizi è il Libro dei Morti. Scritto in caratteri geroglifici e ieratici, descrive importanti incantesimi e rituali. Questi incantesimi dovevano assicurare una serena transizione fra la vita e la morte e conferire al deceduto protezione dai pericoli dell'oltretomba. Pur essendo stato decifrato, la lettura del sistema geroglifico rimane problematica per via delle numerose direzioni in cui può essere letto. In base a come i segni sono orientati, i geroglifici si possono leggere da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, oppure orizzontalmente o verticalmente, ma mai dal basso verso l'alto. Un'indicazione sulla direzione può essere ricavata facendo caso all'orientamento delle figure. Se un pittogramma guarda verso destra, allora la lettura deve cominciare da destra verso la figura. Il testo in colonna su un papiro comincia da destra e poi procede dall'alto verso il basso per ogni colonna. Il testo scritto sui muri delle tombe ricorda la struttura della pagina di un fumetto. Il testo può essere collocato davanti, dietro o sopra una figura e i suoi simboli guardano nella direzione della figura stessa. Inoltre, il nome di un dio o i geroglifici che indicano gli dei o i sovrani vengono sempre prima del testo descrittivo. Rispetto alle lingue alfabetiche, il sistema geroglifico comprendeva molti più simboli. In assenza di vocali, gli egizi inventarono una categoria di segni. Posti alla fine di una parola, questi segni ne determinano il significato. Per esempio, il disegno di un leone può riferirsi al leone stesso, ma anche al concetto astratto di leone come qualcosa di pericoloso o di potente. I geroglifici dell'Egizio medio comprendono poco più di 700 segni. Alla fine del periodo greco-romano i segni erano 10.000. L'egittologo Sir Alan Gardiner creò una lista di classificazione dei segni geroglifici comuni e delle loro varianti. La lingua egizia ha molte similitudini con le lingue asiatiche e africane, anch'esse si sono evolute in modo simile alle varie forme scritte di egiziano. Queste lingue appartengono al gruppo delle camito-semitiche. Ci sono state 5 distinte evoluzioni della lingua egizia, ciascuna con la propria struttura distintiva, rispettivamente egizio antico, egizio medio, egizio tardo, demotico e copto. Il copto è l'unica forma ancora parlata che ha consentito ai linguisti di individuare la struttura delle vocali e distinguere diversi dialetti. Mm.
Sebbene sia geroglifico che ieratico ci diano un'idea di come l'antico egizio fosse strutturato e scritto, la pronuncia è ancora oggetto di dibattito. Il team di sviluppo ha optato per l'inglese, facendo usare ai personaggi parole e accenti greci ed egizi. La lingua parlata dalla folla in sottofondo è basata a grandi linee sulla grammatica egizia di Sir Alan Gardiner. Per ridare vita a una lingua morta, abbiamo consultato egittologi e studiosi di lingue antiche per stabilire dei suoni di riferimento e abbiamo impiegato attori di origine araba, ebraica e africana. Dopo l'arrivo in Egitto di Alessandro Magno e l'insediamento del suo regno, il greco divenne la lingua ufficiale delle istituzioni governative. L'incapacità di leggere i geroglifici fu causa di risentimento tra la popolazione greca. Queste tensioni portarono alla creazione della Stele di Rosetta. Il cristianesimo mise fine alla cultura faraonica e portò alla distruzione dei suoi monumenti ritenuti pagani. Questo causò la fine della scrittura geroglifica e della sua interpretazione. Benvenuto a Jean-François Champollion. Tra il V secolo d.C. e il Rinascimento, ogni conoscenza dei geroglifici andò completamente perduta. In molti affrontarono con entusiasmo la sfida per tentare di decifrarli, ma con scarsi risultati. Essi contribuirono però a mettere le basi identificando alcuni nomi e strutture grammaticali e confermando che i cartigli contenevano i nomi dei sovrani. Mancavano però alcune informazioni cruciali che sarebbero successivamente state rivelate grazie alla scoperta della Stele di Rosetta. La stele fu rinvenuta nel 1799 da Bouchard, un soldato dell'esercito napoleonico. Essa risale al 196 a.C. e riporta un'iscrizione in lingua egizia e greca in tre differenti grafie: geroglifico, demotico e greco. In seguito alla sconfitta di Napoleone nel 1801, gli inglesi si impossessarono della stele. Dal 1802 è custodita al British Museum e da allora è l'oggetto più visitato fra quelli esposti al museo. La prima trascrizione fu fatta dal solo testo greco nel 1803. Esso riportava un decreto del faraone Tolomeo V che ricordava ai cittadini come il faraone avesse donato prosperità all'Egitto. Il testo venne tradotto integralmente 20 anni più tardi da Jean-François Champollion, che lavorava su una copia.
Grazie ai suoi studi, Champollion ebbe un'intuizione decisiva che consentì di fare piena luce sul mistero. I geroglifici non erano soltanto ideogrammi, ma anche fonogrammi. I geroglifici consistono in glifi fonetici, caratteri singoli e logogrammi. Fondamentalmente sono una combinazione di fonetica, alfabeto e parole intere che congiuntamente formano un linguaggio. Studiando la stele, Champollion si rese conto che c'era differenza fra il numero dei caratteri geroglifici e quelli greci che componevano la stessa parola. Questo lo indusse a pensare che i geroglifici dovessero avere caratteristiche fonetiche. Questo fu il primo passo verso la scoperta dei segreti della stele. Per dimostrare la sua teoria, Champollion cominciò con l'identificare i nomi dei sovrani egizi e poi confrontò la loro pronuncia fonetica con la versione greca. Per esempio, Cheops era il nome che gli antichi cronisti greci avevano dato al titolare della grande piramide Cheope. Il passo successivo per Champollion fu confermare che la sua teoria era verificabile usando come riferimento aggiuntivo l'obelisco di File. Scolpite sull'obelisco vi sono due iscrizioni in geroglifico e in greco. Una volta confermato che si trattasse dei nomi di Tolomeo e Cleopatra e riscontrati gli stessi caratteri e la stessa grafia sulla stele di Rosetta, Champollion capì di essere sulla strada giusta. Champollion conosceva già diverse lingue antiche quando si dedicò all'impresa della stele. Sfruttò la sua conoscenza del copto per identificare il geroglifico del disco solare sull'obelisco come trascrizione fonetica di Ra. Le successive traduzioni non fecero che rafforzare le sue conclusioni. I geroglifici egizi comprendevano l'alfabeto in modo sia fonetico che determinativo. In altri termini, il simbolo rappresenta la parola stessa. Benvenuto a Cirene. La Cirenaica si estende lungo le coste del Nord Africa occidentale. Nell'antichità era conosciuta come Pentapoli, in riferimento alle cinque grandi città fondate dai coloni greci. Su un lussureggiante altopiano delle Montagne Verdi, in quella che oggi è la Libia, una colonia di greci fondò la città di Cirene nel 630 a.C. La popolazione di Cirene crebbe velocemente, facendone la prima e la più grande delle cinque colonie, adagiata fra le terrazze dell'altopiano. La città di Cirene fu fondata da Batto Aristotele, guidato dall'oracolo di Delfi. Sovrappopolata e afflitta dalla siccità, l'isola di Tera
patria di Batto, non poteva più mantenere i suoi abitanti. Batto consultò l'oracolo, che gli disse di dirigersi sulla costa nordafricana in cerca di terre coltivabili. Una serie di regnanti governò la città nei primi due secoli. Tuttavia, una ribellione mise fine alla monarchia, instaurando una democrazia guidata dagli aristocratici. La caratteristica principale di Cirene erano i suoi templi dedicati agli dei, Apollo, Demetra e Zeus, accanto a divinità tolemaiche quali Iside e Serapide. Una vasta agorà definiva il centro cittadino e sul confine occidentale fu edificata la celebre Acropoli. Alla fine del secondo secolo d.C., il porto fu circondato da mura fortificate. Con l'espansione della città, molti altri edifici furono costruiti al di fuori delle mura. Sotto l'influenza dei Romani, Cirene divenne una potenza economica riconosciuta in tutto il Mediterraneo. La scuola di medicina di Cirene era senza rivali, a eccezione di quella della città greca di Coo. Alcuni dei più grandi matematici, astronomi e geografi nacquero o si formarono nelle varie scuole della città, che comprendevano un istituto di filosofia fondato da Aristippo, allievo di Socrate. Dal 115 al 117 d.C., una rivolta nel quartiere ebraico causò ingenti danni alla città di Cirene. Nel corso del tempo, una serie di guerre, la cattiva amministrazione dei raccolti di Silfio e i terremoti segnarono la città irreparabilmente. Cirene fu abbandonata del tutto nel 365 d.C. La vicina Apollonia era un porto ideale, con la sua baia naturale protetta da due isole e insenature rocciose. Insieme a un faro, il porto fu successivamente dotato di moli e magazzini per gestire l'ingente traffico di merci. Affermandosi come porto commerciale, Apollonia sorpassò Cirene, fino a diventare la capitale della Pentapoli. Una serie di terremoti spostò gradualmente la città, causandone infine lo sprofondamento. Alcune delle sue rovine sono ancora visibili sott'acqua. Benvenuto a l'Agorà e i bagni termali.
L'agorà di Cirene era il luogo del mercato nonché il cuore politico della città. Il suo cortile centrale era a cielo aperto, mentre le botteghe e le bancarelle del mercato erano distribuite ai lati, molte anche protette da lunghi portici colonnati. Come nelle altre città greche, l'agorà aveva al centro un focolare detto Pritaneo. In esso si accoglievano gli ospiti illustri e ambasciatori che visitavano Cirene. Sempre al centro dell'agorà vi era una statua senza nome celebrante le vittorie navali. La figura rappresentata nella statua è probabilmente Nike, dea della vittoria. La statua era probabilmente molto simile alla Nike di Samotracia, custodita al Louvre, che il team di sviluppo ha usato come riferimento. Nell'agorà di Cirene si trovavano anche altri monumenti e templi in onore del suo fondatore Batto e degli dei protettori della città. C'erano due altari connessi al tempio di Apollo e la base di una statua di marmo dedicata alla dea Libia. Gli edifici civici comprendevano anche un tribunale, completo di un archivio, che raccoglieva i documenti formali e legali legati al governo della città. Tracce di danni causati dal fuoco sui ruderi dell'edificio fanno pensare che sia stato distrutto durante la ribellione degli ebrei nel 115 d.C. Le terme pubbliche erano spesso presenti nelle città greche e romane e Cirene tenne fede a questa tradizione. Due bagni termali di epoche differenti sono stati scoperti tra le rovine. Un'iscrizione all'ingresso di uno dei due bagni si presume sia da attribuire al proprietario e indica che l'edificio risale al periodo ellenistico. I mosaici in origine avevano una ragione pratica, ovvero la necessità di pavimenti impermeabili. Importati dai Greci in Egitto e in Cirenaica, i disegni rappresentavano scene di caccia, fauna marina o figure mitologiche. Oltre ai tradizionali motivi greci, essi integravano anche concetti e immaginario specifici dell'Egitto, come il fiore di loto. Gli esempi più rappresentativi di questi mosaici, tuttavia, sono quelli di Alessandria. Le terme di Cirene erano situate in una tomba sotterranea risalente al periodo compreso tra l'VIII e il VI secolo a.C. Nella roccia erano scavati dei sedili per una maggiore comodità durante le abluzioni. Come molti altri edifici pubblici, i bagni termali erano riccamente decorati. Al loro interno sono state ritrovate statue di Afrodite e di Eros con l'arco. Il frigidario, una vasca d'acqua fredda, era il primo ambiente a cui accedevano i visitatori. Adesso seguivano il tepidario, a una temperatura moderata, e infine il calidario, con acqua calda. L'acqua dei bagni termali proveniva da fonti naturali,
Per creare vapore, all'occorrenza venivano immerse pietre incandescenti nell'acqua. L'acqua che scorreva dalla sorgente veniva convogliata in una cisterna e in una fontana definita Acqua Augusta. I bagni termali furono costruiti anche dai Romani sotto l'imperatore Traiano, poi restaurati da Adriano. Dopo il terremoto del 365 d.C., furono rimpiazzati da terme di tipo bizantino, costruite riutilizzando materiali provenienti dalle antiche terme. Per creare i bagni termali raffigurati nel gioco, il team di sviluppo si è basato sulle descrizioni di quelli fatti costruire da Traiano. Benvenuto a Il Tempio di Zeus a Cirene. Rivolto a est, verso il sole nascente, si trova il tempio dedicato al culto di Zeus. Fu costruito all'incirca durante il V secolo a.C. Lungo 70 metri con 46 colonne in stile dorico, l'imponente struttura fu il più grande tempio greco edificato in Africa. Era di poco più grande del Partenone e del Tempio di Zeus a Olimpia. L'esterno presentava gli elementi decorativi tipici dell'architettura dorica. Le colonne erano di diverse dimensioni per dare ai visitatori che osservavano la facciata un'impressione di unicità. Dopo che il tempio fu distrutto durante la ribellione degli ebrei, l'imperatore Adriano lo fece ricostruire. Decise di non ricostruire il portico esterno, ma fece erigere nuove colonne corinzie in marmo. Il tempio fu successivamente completato da Marco Aurelio. Al tempo di Augusto, per il culto, era usata una coppia più piccola ma fedele dello Zeus olimpico. Adriano fece erigere una nuova statua di Zeus alta 12 metri, identica a quella di Olimpia. Fu scolpita in un unico blocco di marmo, inclusa la testa, le braccia e i piedi. Gli archeologi confermano che una monumentale statua di Zeus si trovasse in questo tempio. Le opinioni restano discordi sul fatto che si trattasse di Zeus o una statua legata al culto di Zeus Amon. Il team di sviluppo ha optato per collocare in questo luogo una statua di Zeus Amon, poiché Cirene ebbe un ruolo cruciale nella diffusione di questo culto in area greco-mediterranea. Thank you.
Benvenuto a Monumenti importanti di Cirene. Il santuario di Apollo si trova su una terrazza dell'altopiano di Cirene, sovrastante il Mediterraneo. Vi si accedeva dalla strada di Apollonia, dalla necropoli e dalla via sacra proveniente dall'Agorà di Cirene. L'abbondanza di templi e statue nella città riflette le varie influenze religiose greco-romane ed egizie susseguitesi nei secoli. Templi dedicati ad Apollo, Cirene e Zeus si ergevano accanto a quelli dedicati a divinità tolemaiche come Serapide e Iside. Molte fontane venivano decorate per rappresentare gli dei, inclusa la divinità omonima della città, Cirene. Un vestibolo conosciuto come Propileo segnava il suo ingresso e sottolineava la fontana di Apollo. Dio del sole e protettore della città, Apollo era una divinità molto importante sia per i greci che per i romani. Il santuario eretto in suo nome veniva considerato sacro. Il maestoso tempio era costruito su una cornice naturale, lungo più di 200 metri e largo 50, e circondato da un grande colonnato dorico. Le varie sezioni portate alla luce dagli archeologi indicano che le colonne furono costruite tra il 115 e il 116 d.C. L'altare si trovava di fronte al tempio. Appartengono allo stesso periodo, sebbene siano stati restaurati in epoche diverse. Ogni anno, sull'altare, molti tori venivano offerti in sacrificio ad Apollo. Il segno sulla pietra dell'anello usato per legare gli animali è visibile ancora oggi. Scolpito in epoca romana, l'Apollo Citaredo fu riportato alla luce nei pressi del tempio. È considerato un importante ritrovamento archeologico. La statua di Apollo era in pezzi quando fu trovata. Fortunatamente quasi tutti i frammenti furono recuperati e la statua restaurata è adesso visibile al British Museum. Il team di sviluppo ha utilizzato come modello questa ricostruzione parziale, collocandola nel tempio a rappresentare la divinità protettrice della zona. L'anfiteatro di Cirene si trova sulla cosiddetta terrazza di Mirtusa, accanto al santuario di Apollo. Fu edificato nel II secolo, sopra il vecchio teatro. Originariamente usato come palco, il teatro divenne un anfiteatro quando in città prese piede la moda dei ludi gladiatori romani.
Gli ingressi si trovavano all'estremità dell'anfiteatro. Al posto delle prime due file di spalti vi era un muro come protezione dalle varie bestie feroci utilizzate nell'arena. Il tunnel utilizzato per l'esposizione di bestie e gladiatori circondava l'arena, a differenza di quello del Colosseo di Roma, che era invece sotto l'anfiteatro. Il seminterrato e i corridoi alloggiavano sia i gladiatori che le bestie, nonché i meccanismi che sollevavano e facevano aprire le botole al centro dell'arena. Dal momento che il teatro originario era vicino all'orlo del burrone, l'espansione dell'edificio non seguì la forma di un cerchio perfetto. Invece, le due metà del semicerchio furono combinate in una forma ovale ellittica, che assicurava eccellente visibilità da ogni angolo. Per motivi tecnici, il team di sviluppo ha optato per un edificio circolare, servendosi della struttura del teatro romano come riferimento. Thank you.